Io sono la dottoressa Alessandra Curtacci, sono una psicologa, psicoterapeuta, esperta in psicologia dell'emergenza. Ho conseguito la specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale presso la Scuola Studi Cognitivi di San Benedetto del Tronto, della quale la dottoressa Clarice Mezzaluna è direttrice. E per quanto riguarda l'attività professionale, la svolgo presso il mio studio privato e presso il Centro di Psicoterapia, appunto, Studi Cognitivi dell'Aquila. Allora, velocemente do inizio all'argomento di questa sera. Per introdurre l'argomento ho deciso di parlarvi di due caratteristiche fondamentali che descrivono la situazione attuale, il periodo storico critico che stiamo vivendo, ossia il fatto di confrontarci con la presenza di un virus con un alto tasso di contagiosità e ancora poco conosciuto per molti versi. Entrambe sono delle variabili che amplificano, che possono amplificare o acutizzare la sintomatologia di alcuni disturbi psicologici, anche riferimento al fatto che attualmente alcuni comportamenti sono stati resi legittimi dalla società e dalle istituzioni, quindi comportamenti come mantenere un certo distanziamento sociale, lavarsi spesso le mani. Comportamenti che una volta potevano essere quasi considerati come bizzarri o esagerati, adesso invece rientrano nella normalità e nella quotidianità di ognuno di noi. L'emergenza con la quale attualmente ci confrontiamo è appunto quella del Covid-19. Ormai sappiamo tutti cos'è, è una malattia infettiva che va a colpire principalmente l'apparato respiratorio, determinando una serie di sintomi molto simili a quelli influenzali, ed è un virus che può presentarsi sotto diverse forme e provocare diverse conseguenze, da persone che risultano completamente asintomatiche e escono dal contagio in maniera del tutto positiva, ad altre persone invece che possono riportare esiti molto più importanti e invalidanti. Dal momento in cui noi siamo entrati a conoscenza della presenza di questo virus, ad ognuno di noi è stato indicato di seguire determinate norme per ridurre la possibilità di contagio e quindi di espansione del virus. Queste norme fanno riferimento a regole di prevenzione individuale e collettiva. Ormai anche queste le conosciamo bene tutti, le norme di prevenzione individuale sono quelle che riguardano, ad esempio, lavarsi spesso le mani, evitare il contatto con le altre persone, mantenere un certo distanziamento sociale, l'utilizzo di mascherine o di guanti, soprattutto nei primi periodi, questa cosa ci veniva indicata, e altre misure invece fanno riferimento all'ambito della collettività, come ad esempio la chiusura delle scuole o di quei luoghi, quelle attività che potrebbero favorire, ad esempio, la formazione di assembramenti o comunque facilitare il contatto tra le persone e quindi la possibilità di contagio. Come ho detto prima, il fatto di essere esposti alla presenza di un virus e al dover applicare in maniera rigorosa determinate regole può causare la comparsa o l'acutizzarsi di alcuni sintomi che si palesano a livello psicologico. Vi volevo ricordare che due termini che risuonano molto spesso da un anno ormai a questa parte sono quello di pandemia e quarantena, e sono due concetti, insieme a quelli che ho detto inizialmente, quindi dell'alta contagiosità del virus e del fatto di conoscerlo ancora poco. Riescono a suscitare un forte stato di allerta e di ansia nelle persone. Perché? Perché il termine pandemia ovviamente enfatizza la pericolosità del virus, che infatti, come ci ha dimostrato, è stato in grado di espandersi a livello mondiale in pochissimo tempo. Così come il termine di quarantena, o più comunemente detto di isolamento sociale. Quindi, quello dell'isolamento è sì una misura utile a livello di contenimento del contagio, ma è una misura che può provocare forti ripercussioni a livello sociale, lavorativo, economico e personale delle persone. Quindi ognuno di noi
una volta entrato in questo stato di emergenza, si è confrontato con un forte stato di incertezza, una forte condizione di incertezza, a volte anche enfatizzata e estremizzata dalle numerose informazioni con le quali entriamo in contatto quotidianamente attraverso i TG, attraverso internet, attraverso anche il confronto con le altre persone. E oltre a tutto questo, il fatto di essere davvero a rischio di un potenziale contagio ha d'altro canto reso, come ho già detto, accettabili tutta una serie di comportamenti che prima non potevano essere considerati magari esagerati. Ogni situazione, quindi, simile a questa, è in grado di suscitare un forte stato di ansia nelle persone, un forte stato di ansia ovviamente riferito al proprio stato di salute, allo stato di salute delle persone che ci circondano e anche magari pensieri relativi al pericolo di contaminazione o di contagio, quindi anche persone che in passato non hanno mai avuto pensieri o grossi problemi al riguardo potrebbero sviluppare dei comportamenti potenzialmente compulsivi. Ovviamente questa preoccupazione attualmente è utile, è adattiva, ci aiuta a contenere il numero dei contagi, ci aiuta a salvaguardare la nostra salute, ma ovviamente il confine tra un timore sano, un timore normale e la comparsa di alcuni disturbi psicologici, quindi che potrebbero comportarci uno scompenso, è un limite molto molto sfumato. Io ho scelto di considerare due disturbi psicologici in particolare, il disturbo ossessivo compulsivo e quello di ansia per la salute. Nel particolare, per quanto riguarda il disturbo ossessivo compulsivo, ho scelto di trattare il disturbo ossessivo compulsivo rispetto al timore di essere contaminati, quindi quello da contaminazione. Ora, entrambi i disturbi che ho appena nominato sono riconosciuti e descritti all'interno del DSM-5. Quindi ci sono stati elencati tutta una serie di criteri che aiutano i terapeuti ad elaborare una diagnosi al riguardo. Per quanto riguarda il disturbo ossessivo compulsivo, i criteri diagnostici riguardano nell'ordine la presenza di ossessioni, compulsioni o entrambe. Che cosa sono le ossessioni e le compulsioni? Le ossessioni sono definite da pensieri, impulsi o immagini che sono molto ricorrenti, sono pervasive, sono persistenti e sono delle manifestazioni che la persona vive con un forte disagio, che sono in grado di provocare una forte ansia in chi li sperimenta. Il soggetto, la persona comunque tenta di ignorare, di distrarsi, di sopprimere questi pensieri, molto spesso lo fa applicando delle azioni, come ad esempio le compulsioni, quindi in questo caso una compulsione potrebbe essere quella di lavarsi molto spesso le mani. Le compulsioni però in generale definiscono dei comportamenti ripetitivi o delle azioni mentali, quindi dei comportamenti ripetitivi, che ne so, controllare spesso se ho chiuso il gas, controllare se ho chiuso la macchina, come ho già detto nel caso specifico della pandemia, magari lavare spesso le mani, igienizzare gli ambienti. O in generale le azioni mentali riguardano il contare, magari in maniera ripetitiva fino a un certo numero, o il ripetere un certo tipo di parole. Queste modalità sono quasi obbligate per il soggetto che le sperimenta e vengono attivate in risposta ad un'ossessione. I comportamenti e le azioni mentali ovviamente sono attivate per prevenire la situazione temuta, l'evento temuto, quindi io le metto in pratica quasi per scongiurare che l'evento che io temo possa accadere. Ovviamente tutte queste compulsioni, tutte queste azioni sono chiaramente eccessive e non sono collegate in maniera realistica rispetto al timore, rispetto a ciò che si teme. Le ossessioni e le compulsioni inoltre hanno la caratteristica quasi di far perdere molto tempo alla persona che le mette in atto. Mi viene da pensare ad una persona che per la sensazione di essere sporco o comunque per il timore di essere contaminato magari si impegna in una doccia con l'obiettivo di decontaminare ogni centimetro della sua pelle. Questo ovviamente porterà una perdita di tempo ma anche una perdita economica.
comunque crea una forte compromissione a livello sociale, a livello lavorativo o relazionale, comunque negli ambiti più importanti della vita di un soggetto. Questo per quanto riguarda una persona che ha sviluppato un disturbo ossessivo-compulsivo, ma teniamo conto che ossessioni e compulsioni possono presentarsi anche nella fascia di popolazione non considerata clinica. Ognuno di noi li ha sperimentati, come ad esempio il dubbio che ci viene ogni volta se chiudiamo la macchina oppure no. Ovviamente quello che lo distingue, una preoccupazione del genere di un soggetto non clinico, non patologico, si distingue perché non ha connotati di sofferenza, di ecodistonia o di angoscia. Ossia, io posso tollerare l'idea di non aver chiuso la macchina nel momento in cui sarò impegnato in altre attività, ad esempio, questo sarà un pensiero che mi abbandonerà. Contrariamente a chi soffre di un disturbo ossessivo-compulsivo, che magari sentirà l'esigenza, sarà obbligato a tornare indietro più volte per controllare questa cosa. Il DOC, quindi il disturbo ossessivo-compulsivo, può manifestarsi con una serie di sintomi diversi, eterogenei, e sono distinti in base alla tipologia, in base al tema dell'ossessione e della compulsione. Ovviamente le caratteristiche più importanti sono quella di essere apertamente eccessive e scollegate da un piano di realtà, da una sensazione di allarme, questo già lo abbiamo specificato prima. E che comunque questi comportamenti che vengono messi in atto sono definiti appunto compulsivi, quindi sono impossibili da trattenere. Come ho già detto, la persona si sente obbligata a metterli in atto per quasi prevenire che si avveri l'evento temuto. Sono atti intenzionali, ma spesso il soggetto si sente costretto a metterli in atto. Le ossessioni quindi possono avere diversi contesti di riferimento. Io qui ho portato diversi esempi, ossia le ossessioni possono riferirsi al dubbio e all'incertezza di aver compiuto alcune azioni. Riguardano impulsi etero o autoaggressivi, quindi la paura di poter far male a me stesso o ad altri. Le ossessioni che si riferiscono al peso, alla forma corporea, al cibo, quindi non lo so, mi viene da pensare a persone che non mangiano determinati tipi di cibi, di determinati colori o di una determinata consistenza. E poi ci sono le ossessioni che riguardano le relazioni sentimentali, come ad esempio la gelosia per il proprio partner. Ma quelle che considereremo questa sera sono le ossessioni che si riferiscono alla paura del contagio. E quindi qui ovviamente posso introdurre quella che è la definizione del disturbo ossessivo-compulsivo da contaminazione, che ovviamente tra tutti i disturbi psicologici è quello che ha trovato terreno fertile, visto che l'intera popolazione è immersa, si trova a confrontarsi con una pandemia e quindi con il rischio di essere contaminati, contagiati da un virus. Questo tipo di disturbo infatti è caratterizzato dal timore di contrarre una malattia o essere contaminati da germi, batteri, virus o sostanze pericolose. Quindi per evitare che questo avvenga metterò in atto tutta una serie di azioni, tutta una serie di compulsioni. Qui ve ne ho riportati alcuni esempi. Le compulsioni più comuni riguardano il fatto di lavarsi ripetutamente le mani ogni volta che si tocca un oggetto, ossia la sensazione di sporco. Quindi non è più un lavarsi le mani contestualizzato, nel senso torno a casa e mi lavo le mani prima di mangiare, o tocco effettivamente qualche oggetto sporco e quindi mi lavo le mani. È un lavarsi le mani quasi costante, quasi ripetuto, addirittura quando si ha semplicemente la sensazione di sentirsi sporchi. Altre compulsioni possono riguardare il fatto di non toccare oggetti e persone, stare a debita distanza dagli altri, quindi il cosiddetto isolamento sociale, il distanziamento sociale, scusatemi, il fatto di disinfettare continuamente gli oggetti o se stessi, l'uso di guanti, fazzoletti, mascherine, che facciamo ovviamente quotidianamente, e la richiesta di farsi aiutare nel compiere i comportamenti e i rituali di decontaminazione e di pulizia. Può accadere che la persona che soffre di tale disturbo possa chiedere, soprattutto ai familiari,
di aiutarlo nei propri rituali. Se ci facciamo caso, tutte queste compulsioni rispecchiano perfettamente tutte le indicazioni che giustamente ci sono state date dalle istituzioni per prevenire il contagio. Quindi, è come vi suggerivo prima, sta qui il sottile confine tra un normale rispetto delle norme e nell'applicarle in maniera magari troppo, troppo insistente, troppo pervasiva. Successivamente ho deciso di introdurre anche il disturbo di ansia per la salute. È un disturbo anch'esso considerato nel DSM-5 ed è un disturbo che prevede la presenza di uno o più sintomi somatici, ma se sono presenti sono di lieve entità. Sono però accompagnati, quello che crea realmente il disturbo e l'ansia è il fatto che siano presenti pensieri, comportamenti legati a sintomi somatici, scusate, a dei sintomi somatici, quindi l'insorgenza di numerosi pensieri negativi a carattere invalidante, come se occupassero quasi l'intera quotidianità della persona. Per quanto riguarda i criteri diagnostici, che vengono descritti appunto nel DSM-5, riguardano la preoccupazione legata alla paura di avere o di stare sviluppando una grave patologia, una grave malattia. Non sono presenti sintomi somatici o, come ho già detto, se sono presenti, sono lievi. Quella che è eccessiva è la preoccupazione per tali sensazioni. C'è un'elevata ansia per la salute e il soggetto si allarma facilmente rispetto alla propria condizione. L'individuo compie eccessivi comportamenti legati alla salute, come ad esempio monitorare ripetutamente segnali corporei. Mi viene da pensare, ad esempio, chi monitora costantemente il proprio battito cardiaco o controlla magari costantemente la propria pelle alla ricerca di qualche modificazione. Oppure mostra evitamenti disfunzionali, come ad esempio evitare le visite mediche, perché per evitare di avere una potenziale diagnosi di grave malattia, evito direttamente la visita medica. Questo però ovviamente non mi aiuta a tenere sotto controllo l'ansia. E ovviamente questo tipo di preoccupazioni devono essere presenti da almeno 6 mesi. La vulnerabilità a questo tipo di disturbo è data dalla presenza e dallo sviluppo durante il percorso evolutivo, quindi durante la nostra storia di vita, di alcuni schemi disfunzionali, quindi che sono degli schemi per i quali noi ci definiamo come persone deboli, ad esempio, come persone facilmente, come persone vulnerabili. E ovviamente, trattandosi di ansia per la salute, questi schemi vengono attivati ogni volta che entriamo in contatto con, notizie riguardanti la morte o la malattia, di altre persone, di persone care, il rischio di poterla sviluppare noi stessi. E ovviamente ogni volta che entriamo in contatto con questo tipo di informazioni si attivano in maniera automatica tutta una serie di pensieri negativi che possono palesarsi sia in maniera verbale, quindi riesco a formulare il mio timore, la mia paura, oppure sotto forma di immagini. Quindi ad esempio se io vengo a sapere che non lo so, un amico è morto di un certo tipo di tumore, probabilmente immaginerò l'organo colpito, malato, comunque in un cattivo stato. Quindi la mia ansia può essere espressa anche secondo questa modalità. Ovviamente, come ogni tipo di disturbo psicologico, ci sono dei fattori di mantenimento che lo mantengono attivo. E per quanto riguarda l'ansia per la salute, questi fattori si distinguono in fattori cognitivi, emotivi e comportamentali. Quelli cognitivi, per lo più, riguardano il fatto di focalizzare la propria attenzione sulle sensazioni fisiche che ovviamente accompagnano la nostra quotidianità. Emotivi, come ad esempio l'ansia. Se io provo ansia, l'ansia avrà un certo correlato fisiologico e quindi io mi preoccuperò di provare quei sintomi. E poi ci sono i fattori
definiti come comportamentali, che ad esempio possono essere quelli che ho già, di cui ho già parlato prima, come ad esempio evitare di fare visite mediche, fare controlli ripetuti, ricercare rassicurazioni da parte dei familiari, da parte di medici. Per quanto riguarda le conseguenze di queste due patologie rispetto al momento storico che stiamo vivendo, rispetto al DOC, paradossalmente, le persone che ne soffrono possono sentirsi sollevate per il motivo che vi dicevo prima, perché finalmente adesso tutte le compulsioni che loro mettevano in atto per non contagiarsi o per allontanare la possibilità di essere contaminati, adesso sono socialmente accettabili e vengono promosse. Quindi ciò che faccio non è più così stigmatizzato, non sono poi così strano. Rispetto invece al disturbo d'ansia per la salute, le persone hanno dei peggioramenti. Perché? Perché vivono nel dubbio costante di poter aver preso il virus, di poter aver contagiato magari le persone care, facendo attenzione, quindi focalizzando la propria attenzione su ogni minimo segnale, su ogni minimo sintomo, essendo soprattutto la sintomatologia del coronavirus molto simile a quella dell'influenza stagionale. In generale, tutti siamo sottoposti ad un periodo di forte stress che ormai dura da un anno. Effettivamente, proprio un anno fa, siamo entrati in lockdown. È un periodo di stress che ha portato a forti ripercussioni, come ho già detto, sia a livello economico, a livello lavorativo, a livello sociale, per la mancanza di attività piacevoli che possono concederci comunque di distrarci, di coinvolgerci in attività che prima facevamo in maniera normale e quotidiana, e possono incidere negativamente sia a livello delle persone che soffrono già di un disturbo psicologico, ma anche di tutto il resto della popolazione. E ovviamente il fatto di attivare un certo tipo di reazione può anche aumentare il rimuginio, quindi sulla negatività del contesto e l'incontrollabilità del virus. Poi ovviamente ci possono essere delle ripercussioni anche a chi fino a ieri o fino all'anno scorso non si era mai posto il problema. Quindi di essere contaminato o comunque di dover salvaguardare la propria salute in modo particolare. Questo perché? Perché ogni periodo emergenziale, ogni periodo critico lascia una memoria, un segno nella memoria, e in questo caso il segno ci dice che siamo dei soggetti vulnerabili. Quindi è probabile che ci sarà un aumento delle persone che sviluppano timori rispetto alla contaminazione o comunque possono sviluppare della sintomatologia ansiosa. Questi sono una serie di consigli pratici per affrontare l'emergenza, ma credo che ormai tutti ne siamo a conoscenza, cioè il fatto di prediligere solo canali ufficiali per la raccolta di informazioni, di scegliere solo pochi momenti da dedicare appunto ad ascoltare TG o di informarsi al riguardo, seguire ovviamente le norme di prevenzione, ma nei limiti, quindi in maniera funzionale e adattiva, scegliere ovviamente delle persone con le quali avere un confronto empatico rispetto alle proprie sensazioni, rispetto alle proprie emozioni, e quindi non interrompere i rapporti sociali, perché per quanto sia difficile, fortunatamente abbiamo dei mezzi che ci permettono di non isolarci dal resto del mondo. Successivamente ho inserito degli spunti che possono descrivere il trattamento da dedicare a questi disturbi. Ovviamente è importante riconoscerne se si palesano appunto sintomi legati all'ansia o comunque un aumento dello stato di allerta rispetto a ciò che ci accade, a ciò che ci circonda. Questo perché? Perché la somministrazione di farmaci, ovviamente gestita da medici specializzati associata alla psicoterapia, possono ovviamente aiutare a gestire la situazione, a gestire le criticità che possono insorgere dal fatto di essere coinvolti in una pandemia.
e anche per quelle persone che invece assistono a una riacutizzazione dei propri sintomi. Per quanto riguarda il disturbo ossessivo compulsivo, ho presentato per prima cosa quello che è un intervento di un percorso di psicoterapia cognitivo-comportamentale che viene considerato che viene considerata la psicoterapia di elezione per quanto riguarda il trattamento di questi disturbi. E sono previsti tutta una serie di interventi focalizzati, ad esempio inizialmente sulla valutazione iniziale di minaccia e sulle compulsioni, ossia sono degli interventi che mirano a ridurre l'entità della minaccia percepita, quindi non lo so, la sensazione di avere una responsabilità, ad esempio nel fatto di essere contagiati o comunque di aver creato danni, oppure il timore di poter vivere esiti catastrofici. E sono interventi mirati anche all'accettazione del rischio, ossia far capire al paziente che è impossibile avere la certezza assoluta, nel caso di una pandemia, comunque di non essere contagiati, ma comunque in generale è impossibile azzerare qualsiasi tipo di rischio. Ci sono poi interventi sulla valutazione del problema ossessivo e sui tentativi disfunzionali che vengono applicati per contrastarli, quindi si mettono in discussione le autovalutazioni negative del paziente, si cerca di individuare il modo per far abbandonare al paziente queste modalità disfunzionali, quindi ad esempio le compulsioni, perché appunto non sono in grado di annullare il rischio di essere contagiati e comunque hanno una serie di risvolti positivi nella quotidianità del soggetto. Poi sono interventi rivolti all'interruzione dei cicli disfunzionali che mantengono il disturbo. Io ho riportato ad esempio quelli con i familiari, perché come vi dicevo prima, una persona potrebbe chiedere agli altri di aiutarlo nei suoi rituali di pulizia o decontaminazione e molto spesso i familiari si prestano in maniera comunque credendo appunto di aiutare il proprio parente, solo che avere una reazione troppo rassicurante non aiuta il paziente a tollerare sia il rischio sia una possibile colpa. Questo perché? Perché, lo dico in seguito, il tema principale del disturbo ossessivo compulsivo è quello della colpa e una reazione del familiare che potrebbe essere molto critica, al contrario, aumenta il senso di colpa, il senso di disagio del paziente. Quindi in questo caso sono utili, ad esempio, degli interventi psicoeducativi per i familiari o comunque per chi è accanto alla persona che soffre di disturbo ossessivo compulsivo. Ci sono inoltre interventi per modificare le credenze disfunzionali, appunto relative alla colpa. Questo perché? Perché chi soffre del disturbo ossessivo compulsivo ha il timore di sviluppare un senso di colpa, ma perché la colpa è legata quasi a, è una colpa morale, cioè il fatto di aver trasgredito una norma, un valore e quindi di aver procurato dei danni a se stesso o agli altri. Questa è una cosa abbastanza intollerabile per chi ha questo tipo di disturbo. E successivamente alla fine si lavora sulla prevenzione delle ricadute, quindi si insegna al paziente a riconoscere ad esempio delle situazioni che possono essere attivanti per lui o a riconoscere dei segnali, una sintomatologia che potrebbe portarlo a sviluppare un momento di crisi. Successivamente possono essere applicate delle tecniche cognitive, ossia sono delle tecniche che puntano, che validano, che permettono una ristrutturazione cognitiva. Ossia, che cos'è una ristrutturazione cognitiva? È andare ad individuare dei pensieri disfunzionali, appunto, che creano disagio al paziente e sostituirli con altri più adatti, più funzionali. Queste tecniche di ristrutturazione cognitiva sono applicate rispetto alla probabilità che si verifichi l'evento temuto, quindi hanno lo scopo di ridimensionare appunto il timore che questo evento si verifichi.
Quindi ho riportato due esempi, sono la torta delle probabilità e la tecnica della probabilità accumulata. Poi ci sono delle tecniche di ristrutturazione cognitiva rispetto al proprio grado di responsabilità, qualora l'evento temuto si verifichi. Quindi sono delle tecniche mirate a far accettare o comunque a ridimensionare il timore nell'avere una certa responsabilità verso un evento. E qui ho riportato due esempi, la torta della responsabilità e la tecnica del tribunale. Ci sono poi delle tecniche relative alla valutazione dei pensieri intrusivi e rispetto appunto alle strategie disfunzionali che il soggetto mette in atto allo scopo di sopprimere tali pensieri. Come ho detto prima, una tecnica utile è quello di un intervento psicoeducativo rispetto alla normalità sul fatto che in un periodo critico è appunto normale avere un certo tipo di pensiero e soprattutto far comprendere che avere un'idea rispetto a un certo evento non vuol dire che questo debba realizzarsi. Queste tecniche quindi hanno l'obiettivo di mostrare alla persona come il tentativo di soppressione dei pensieri abbia l'effetto di rendere più frequente la loro comparsa. Ad esempio, se io chiedo a una persona di non pensare, non lo so, all'immagine di un leone, guarda caso la persona sarà proprio concentrata su quell'immagine. Nel tentativo di non pensare, penserà a quell'immagine. E lo stesso vale per quanto riguarda il pensiero legato al disturbo ossessivo compulsivo. Come ho detto prima, un passaggio fondamentale è quello di far comprendere ai pazienti che è impossibile raggiungere la certezza assoluta che un certo evento non si realizzi. Quindi l'attuazione delle compulsioni in maniera così rigida, così invalidante, nella realtà dei fatti non è funzionale, non dà la certezza assoluta che l'evento temuto non si realizzi. E se può avere un effetto di rassicurazione, ha comunque un effetto di brevissima durata. Un'altra tecnica rispetto al trattamento del disturbo ossessivo compulsivo è quello della tecnica dell'esposizione con prevenzione della risposta, ossia il paziente si espone a stimoli che lo portano in teoria ad applicare le proprie compulsioni, ma si chiede al paziente di non metterle in atto. Ovviamente è un tipo di intervento che deve essere discusso e spiegato al paziente e successivamente deve essere creata una sorta di gerarchia negli stimoli, ossia si presenta quello meno attivante fino ad arrivare a quello che provoca un grado massimo di disagio. Ovviamente tutto viene affrontato nel corso dei colloqui di terapia. Per quanto riguarda invece il trattamento dell'ansia per la salute, anche in questo caso ho riportato delle tecniche che si applicano durante un percorso di psicoterapia e riguardano la ricostruzione dell'esordio del disturbo. Questo perché? Perché ovviamente, come abbiamo detto, sappiamo che il paziente che sperimenta questo tipo di disturbo ha una forte sensibilità a tutte le notizie riguardanti lo stato di salute, lo stato di malattia, la morte delle altre persone, o comunque l'entrare in contatto con notizie che riguardano temi del genere. Ma ognuno lo svilupperà tra virgolette a modo suo, quindi noi andremo ad indagare quando sono emersi questi pensieri, cosa accadeva in quel periodo, dove ha imparato a fare certe associazioni. Quindi ricostruiremo un pochino quello che è il modello del disturbo. Un'altra tecnica è quella della disputa dei pensieri disfunzionali, quindi mettere proprio in discussione questi pensieri, chiedendo al paziente ad esempio quali prove ha che il provare un certo sintomo sia indice di stare a sviluppare una patologia molto grave, oppure se ha avuto esperienze al riguardo che possono confermare questa tesi. Quindi si porta il paziente a riflettere su questi collegamenti che lui fa in maniera automatica. E un'altra tecnica riguarda quella dell'esposizione alle condizioni temute. Ho riportato un esempio che è quello della mancanza di rassicurazioni mediche, ossia che cosa succede se io non ti permetto di avere rassicurazioni in questo senso?
stai male? In che grado riusciamo a risolverlo? E quindi è una sorta di discussione poi successiva all'esposizione. Un'altra tecnica potrebbe essere quella della costruzione di un modello di spiegazione alternativo. Quindi si cerca insieme al paziente di costruire un modello di spiegazione che mostri come la preoccupazione in realtà vada ad influenzare lo stato della persona. Quindi non è il sintomo in sé, non è provare quella determinata sensazione, ma è l'insieme di pensieri, di emozioni e comportamenti che ci vengono associate. Dopodiché si possono anche applicare degli esperimenti comportamentali, quindi ovviamente sono finalizzati a destrutturare questa teoria disfunzionale del paziente. Alcuni esempi possono essere testare le previsioni della persona, ad esempio se una persona che non fa più, non lo so, attività fisica per paura di sentire il cuore che batte troppo forte e quindi di avere un infarto, si potrebbe invece dimostrare che un'accelerazione cardiaca dovuta ad esempio a una corsa non è indice per forza di una malattia cardiaca, ma è il normale funzionamento fisiologico. Oppure un'altra tecnica potrebbe essere quella dell'indagine, quindi far chiedere al paziente, ad altre persone, se anche loro sperimentano delle sensazioni fisiche simili e soprattutto se le sperimentano con lo stesso grado di ansia e di allarme. E poi ci sono altre tecniche come l'individuazione delle conseguenze legate alle consultazioni mediche. Ho riportato diverse tecniche ancora, come quelle di riattribuzione verbale, anche qui parliamo di grafici a torta, di piramide capovolta, oppure della strategia del duplice modello. Poi nelle conclusioni ho voluto introdurre nuovamente il concetto di resilienza, perché per quanto paradossale possa sembrare, ogni situazione critica, ogni situazione emergenziale può avere un aspetto positivo. Anche in questo caso, l'essere coinvolti in una pandemia non ha fatto altro che ricordarci le normali norme igieniche di prevenzione che dovremmo mettere in atto anche in situazioni comuni. Quanti di noi prima della pandemia, non lo so, credo era impensabile che nessuno si lavasse le mani prima di mangiare. Oppure mi viene da pensare al contrario, che molti di noi invece condividevano magari, non lo so, la stessa bottiglietta con gli amici, o magari mangiavano dallo stesso piatto del familiare. Sono tutte attività che anche prima della pandemia erano comunque da evitare. Quindi l'aspetto positivo è il fatto di averci ricordato che c'è sempre una vulnerabilità al pericolo biologico, dobbiamo sempre comunque rispettare determinati tipi di regole igieniche, sia per quanto riguarda noi stessi che per le persone che ci circondano. Quindi in qualche modo dobbiamo imparare ad essere resilienti, ad avere una reazione resiliente ai momenti avversi della vita. Questo perché? Perché il modo in cui riusciamo ad inquadrarli determinerà il modo in cui riusciremo ad affrontarli. L'obiettivo ovviamente corrisponde nel riuscire ad integrare questo periodo emergenziale, questo periodo di crisi nella nostra storia di vita e, se possibile, anche trarne delle conclusioni positive o comunque degli apprendimenti, ovviamente allo scopo di affrontare in maniera più funzionale le difficoltà che la vita inevitabilmente continuerà a metterci, alla quale la vita continuerà a metterci di fronte. Ora, con questa nota di positività finale, vi presento l'equipe di studi cognitivi. E, ci sono io, poi accanto a me c'è la dottoressa Giulianita Anselmini, poi c'è la dottoressa Clarice Mezzaluna, direttrice del Centro di Psicoterapia Studi Cognitivi dell'Aquila, c'è il dottor Luca Innocenzi e c'è la dottoressa Federica Loisio, che oggi mi aiuta come moderatrice del webinar. Vi lascio con la slide riferita ai contatti, quindi con l'indirizzo mail
e con numero di telefono al quale rivolgersi per qualsiasi tipo di necessità. E vi faccio l'ultima comunicazione di servizio, vi dico che quello di questa sera è stato l'ultimo webinar per quanto riguarda il primo ciclo. Le attività riprenderanno dopo le festività pasquali e in particolare riprenderanno il 22 aprile con la presentazione del webinar tenuto dal dottor Luca Innocenzi che riguarda un argomento interessante, ossia il ruolo del Covid nella genesi del fenomeno dei Hikikomori, quindi un fenomeno relativo all'isolamento sociale nell'adolescenza. Ci saranno poi altri webinar relativi ai disturbi alimentari, alle dipendenze e infine, a conclusione, un altro che tratterà la fascia degli adolescenti, della popolazione degli adolescenti. E poi questi webinar ci accompagneranno e vi accompagneranno fino all'inizio di luglio, dopodiché ci prenderemo tutti una pausa luglio ed agosto per poi riprendere a pieno ritmo da metà settembre. Ora, se ci sono domande o precisazioni o curiosità, spero di potervi essere utile. Allora, Alessandra, innanzitutto ti riporto la domanda di Elena che ha chiesto se per ansia per la salute si intende l'ipocondria. Allora, ansia per la salute può essere considerato un sinonimo di ipocondria. Una distinzione piuttosto potrebbe essere fatta col disturbo da sintomi somatici, che è un altro disturbo che viene riportato nel DSM-5. L'ipocondria e l'ansia per la salute hanno la caratteristica di, come dicevo prima, dell'assenza di una reale sintomatologia, oppure se è presente sono sintomi molto, molto lievi, sfumati. Al contrario del disturbo da sintomi somatici, invece, nel quale i sintomi sono importanti, sono presenti. Penso, spero di aver risposto. Ok, Alessandra, poi ci sono anche domande che sono un po' più sul vanno un po' più sul personale. Allora, Gloria ha scritto pensieri ossessivi sul farsi o non farsi il vaccino. Mi sveglio prima della sveglia con questo pensiero. Controllo della situazione? Come uscirne? E poi chiede anche se i farmaci, insomma, fanno stare meglio, ma ci si cura solo con la psicoterapia? Quindi, diciamo, ci sono più domande all'interno della singola domanda. Ok, cercherò di rispondere a tutto e Federica, se ne perdo qualcuna, aiutami. E poi ripeto all'inizio, quindi la Gloria scrive appunto di avere questi pensieri ossessivi sul fare o non fare il vaccino, si sveglia prima della sveglia con questo pensiero e quindi si domanda appunto se questo è un controllo della situazione e come può fare per uscirne. Sarebbe importante e interessante capire quali sono i pensieri associati al timore del vaccino. Quindi cosa lei pensa al riguardo? Non lo so, mi viene da pensare a timori sugli effetti collaterali del vaccino, su, non lo so, sarebbe appunto interessante capire che cosa la spinge ad avere questa difficoltà, questo disagio. E si sveglia addirittura prima presto la mattina, quindi significa che per lei è un disagio comunque importante e pervasivo all'interno della giornata. E, oddio Fede, scusa, ricordami le altre quindi chiede come fare ad uscirne e se si può curare solo con la psicoterapia o insomma se ci sono dei farmaci che fanno stare meglio. Beh, probabilmente se questa situazione le causa un disagio così elevato, sarebbe opportuno comunque chiedere un supporto specialistico a riguardo, appunto per capire quali sono i pensieri, i timori, le emozioni che ci sono dietro all'argomento vaccinazione, magari Covid e paura del contagio o degli effetti collaterali del vaccino, come dicevo. E per quanto riguarda il trattamento, ovviamente, come ho già detto, la psicoterapia cognitivo-comportamentale
è molto efficace rispetto a questo tipo di disturbi. E ovviamente l'associazione con dei farmaci, come ho detto prima, che devono essere però somministrati da medici specializzati al riguardo, sicuramente può aiutare a tenere sotto controllo sia la sintomatologia fisica che psicologica. Ok, Alessandra, ora procedo con, ti leggo un'altra domanda. Uno spettatore anonimo chiede: si può dire che il DOC, disturbo ossessivo compulsivo, sia anche legato a persone che temono il rischio? Quindi potrebbe essere d'aiuto spingerle gradualmente ad uscire dalla zona comfort e gradualmente a tollerare l'ansia che riguarda i loro pensieri? Come ho detto nelle slide, un passo fondamentale nel trattamento della terapia del DOC è appunto fare accettare che è impossibile eliminare il rischio. È fondamentale accettare che ci sia quella, seppur minima, percentuale che l'evento temuto si verifichi. Poi ovviamente bisognerà indagare se c'è dietro, se si è sviluppato, se c'è pericolo che si sviluppi un forte senso di colpa per aver provocato un certo danno e via dicendo. Federica, ricordami la seconda parte della domanda. Ok, quindi chiede appunto se si possono adottare delle tecniche per gradualmente tollerare l'ansia che riguarda questi pensieri. Guarda, le tecniche ce ne sono diverse, che sono quelle che ho esposto, anche se in maniera molto sintetica. Una tecnica mi viene in mente è quella dell'esposizione, quella con la prevenzione della risposta, quindi chiedere al paziente di esporsi gradualmente allo stimolo che teme, creando, come ho detto prima, una gerarchia, quindi da quelli meno impattanti a quelli più impattanti. Ci sono le tecniche di ristrutturazione cognitiva, le varie torte della probabilità, quindi capire quanto si è coinvolti o meno negli accadimenti. Ci sono comunque delle tecniche che possono aiutare a tenere sotto controllo questa problematica. Ok, allora poi Barbara ci sottopone un po' una riflessione. Allora, buonasera, vorrei fare una domanda. Essendo riconosciuto appunto un impatto traumatico della pandemia, è possibile che in alcune persone si sia slatentizzato un disturbo come il DOC da contaminazione o ansia per la salute, che in altre circostanze non si sarebbero palesati? La domanda è: la pandemia può avere quindi avuto un ruolo scatenante in concreto anche in persone che precedentemente non avevano mai mostrato alcun segno di preoccupazione in questi termini per le malattie? Sì, come ho già detto prima, sì, è possibile che delle persone che prima non palesavano sintomi di ansia o comunque particolari disturbi adesso possano sperimentarne, possano provarne, perché in realtà il pericolo di essere contagiati, di essere contaminati è vero, è quotidiano. Quindi ci sono delle norme da seguire in maniera regolare, in maniera assidua, quindi sì, è possibile che questa situazione abbia slatentizzato dei disturbi. Ok, e poi c'è un intervento di, se ho capito bene, Claudio, che sarebbe il marito di Sabrina, che riporta un po' la situazione, ci fa presente insomma la situazione della moglie che soffre di depressione e di disturbi di personalità dal 72, ha innumerevoli ricoveri e frequentissime crisi, molto ben seguita dal CSM e da cliniche regionali. E da quando è iniziata la pandemia, sia le crisi che i ricorsi al CSM sono diminuiti sensibilmente. Abbiamo 79 anni lei e 80 io. E quindi Claudio si domanda: può darsi che la non possibilità di avere alternative, cioè dover sottostare per forza a ciò che la situazione richiede, la tenda in qualche modo più capace di convivere con ciò che ha e che la circonda? Quindi ha Sì. notato un miglioramento e si domanda se questo stare in queste condizioni, diciamo, forzate, può aver avuto un miglioramento insomma,
sulla sintomatologia? Credo di sì. Come ho detto prima, possono esserci dei disturbi che in una condizione come questa, nella quale le indicazioni ci vengono date dalle istituzioni, che comunque molti comportamenti che prima venivano quasi stigmatizzati, adesso rientrano nella normalità dei fatti. Adesso dobbiamo, come ho già detto, sottostare a delle norme che ci vengono imposte. Abbiamo comunque un limite di azione e di decisione molto più ristretto. Il controllo ci viene imposto da altri, quindi sì, è possibile quello che ipotizzava il Signore. Ok, poi c'è Laura che chiede, mi può fornire alcuni esempi di compulsioni nella maggior parte della popolazione non clinica, che non soffre del DOC, ma che tende ad assumere questi comportamenti legati ad eventuali ossessioni? Sì, come ho detto prima, le ossessioni e quindi le compulsioni possono avere diversi temi. Quindi io in questo caso ho parlato delle ossessioni da contaminazione, quindi le compulsioni possono riguardare tutte quelle che ho elencato prima, il fatto di lavarsi più spesso le mani, il fatto di fare più attenzione magari alla disinfezione di determinati oggetti, alla pulizia della casa, anche cambiare determinati tipi di abitudini, come riporre certi indumenti in un luogo piuttosto che, non lo so, nell'armadio, o altre compulsioni, non lo so, il fatto di avere ossessioni auto o eteroaggressive, quindi la paura di far male a qualcuno o a me stesso, magari posso controllare più volte, non lo so, mi viene da pensare, un esempio che viene fatto spesso è la paura di aver investito qualcuno mentre si viaggia in auto, quindi io potrei ritornare una o più volte sul luogo dell'evento per assicurarmi del fatto che io non ho investito nessuno, o l'esempio che facevo di aver chiuso o meno la macchina, quindi ritornare indietro una o più volte per aver controllato se l'ho chiusa, se ho chiuso il gas. Sono atteggiamenti che molti di noi fanno sia in condizioni normali che possono essere ovviamente enfatizzati in questo periodo di stress. Va bene, Alessandra, leggo forse insomma le ultime. Allora, Beniamino chiede come si può entrare in contatto con chi non sa di avere questo disturbo. Io riconosco questi sintomi in una persona, ma il mio tentativo di parlarne il soggetto evita e si defila. Quindi il soggetto in questione sente l'attivazione di queste compulsioni come invalidante o ancora no? Perché se il soggetto le attiva in maniera per lui funzionale, non sono così pesanti, non sono così gravose, probabilmente non si rende realmente conto di avere un problema, quindi ogni tentativo può fallire facilmente. Il tentativo riesce nel momento in cui la persona inizia a provare disagio e fatica nel dover seguire in maniera rigida le compulsioni che si impone. Ok, tutto chiaro. Alessandra, poi Sabrina chiede se puoi consigliare qualche testo sul... Qualche testo posso farlo non appena consegnerò le slide, ne aggiungerò una con dei testi con una bibliografia specifica, sì. Va bene. E poi un attimo, Guglielmo chiede, dato che hai parlato di resilienza, educare alla resilienza si può? E poi riflette sul fatto che cresciamo sempre coccolati con l'intento di evitare lo stress. Poi mi permetta, la vita stessa è caratterizzata da prove ed esami, crisi e stress, o no? Quindi è un po' una riflessione che ci La pone. riflessione è giusta, accompagna un po' quella che ho scritto sul finale, sul fatto che comunque la vita inevitabilmente ci pone di fronte a sfide sempre, quindi imparare ad essere resilienti è fondamentale. Essere resilienti vuol dire un po' la capacità di essere elastici, quindi uscire fuori da una situazione critica quasi, quasi arricchiti.
riuscire ad incorporare quell'evento nella nostra storia di vita e prenderne il positivo ed utilizzarlo in maniera funzionale. Si può sviluppare la resilienza, si possono sviluppare le risorse che ognuno di noi possiede, più che altro si possono sviluppare ma anche riconoscerle, perché le risorse ognuno di noi può averle anche già innate o già apprese nel corso della propria storia evolutiva. Fondamentalmente la resilienza è fatta di capacità come l'autoefficacia, il fatto di appunto saper riconoscere il lato positivo delle situazioni, il fatto di saper gestire le relazioni, quindi sì, si può sviluppare la resilienza ed è utile farlo. Bene, Alessandra, poi c'è, vabbè, chi ci sta salutando, chi ci ringrazia della risposta. E Giovanna che chiede, è ereditario il DOC, disturbo ossessivo compulsivo? Ma sono stati fatti degli studi al riguardo, però sono ancora tutti riferimenti, come dire, appunto scientifici, ci sono tutta una serie di requisiti da dover rispettare, da dover, come si dice, adempiere e riconoscere per poter confermare o meno l'ipotesi genetica dello sviluppo del disturbo. Ok, al momento sì, forse c'è. Fanno i complimenti, Guglielmo ti fa i complimenti. E, al momento non ci sono altre domande, se non mi sbaglio. Guarda, che c'è una Laura che ha chiesto se può fornire alcuni esempi di compulsione un po' più in alto. Era, forse era stato. Sembra risposto. Alessandra ha risposto e Laura ha pure ringraziato. A posto. Fatto degli esempi, Alessandra. Allora, grazie Alessandra, sei stata proprio brava, precisa. E adesso controlliamo le nostre compulsioni. Questa sera staremo attenti a non a salire nel sederci sul letto con il piede giusto, scendere, salire le scale o non so, faremo tutte le compulsioni. A chiudere la macchina, sì. Ricontrollare se la macchina è chiusa o aperta, accendere e spegnere la luce per vedere se è accesa. Faremo tutte quelle cose lì. Esatto. Tua indicazione. Quindi grazie, sei stata brava però. A voi. Allora vi saluto, vi auguro una buona serata e ci vediamo il 22 aprile con il primo webinar del secondo ciclo condotto dal dottor Luca Innocenzi. Buona serata a tutti.